Saluto amici di Simonello, oggi sono qui per confrontare Anfield come San Siro, come promesso ieri nel video sullo stadio di San Siro o Giuseppe Meazza. Bene, direi senza perdere altro tempo di partire subito. Allora, la sfida si presenta su tre caratteri: visuale, come si presenta lo stadio all'esterno e il campo da gioco e l'atmosfera. Allora, io non sono stato ad Anfield, però mi sembra che l'atmosfera c'è. Quindi, però, sull'atmosfera vi devo dire Anfield. Quindi 1-0 Anfield. Poi ci sarà anche il mio parere personale. Poi San Siro per la visuale sicuramente, vedete anche adesso l'immagine delle due visuali. Poi per il comfort e barra accoglienza, secondo me meglio quella del San Siro. E poi ti rubo solo un secondo, questo è Caspagol, il mio canale WhatsApp. In questo canale faccio veramente tantissimi post dove parlo di calcio reale, FIFA, eFootball, Videotech, Osmo, insomma, fantacalcio, tantissime notizie sul mondo del calcio. E guarda qua, proprio oggi ho pubblicato un video sui football, su che cosa ne penso, è un gameplay in italiano. Mi raccomando, se vuoi iscriverti al mio canale WhatsApp, clicca il link in descrizione. E poi il mio parere personale, amici. Allora, sinceramente io preferisco di gran lunga lo stadio San Siro. Se andiamo a vedere il commento dei professionisti, dicono che è meglio Anfield. Ad esempio, Caressa, ho visto il video sul suo canale YouTube dove ha confrontato tutti gli stadi e in finale erano arrivati proprio Anfield e San Siro. Quindi io vi dico San Siro. Poi ci sono varie motivazioni perché dico San Siro, ci sono stato 7 volte. Il clima è pazzesco, cioè è sempre bello andare a San Siro. Chiaramente Anfield è Anfield, cioè patria di una squadra che ha vinto 6 Champions League, però ricordiamo che noi ne abbiamo vinte 7, con tutto il rispetto per il Liverpool che ha una grandissima squadra. Secondo me ad oggi molto, ma molto più superiore a quella del Milan, con tutto il rispetto per il nostro amato Milan che è in Europa League come con Liverpool, e come allenatore c'hanno Klopp, loro, cioè Klopp, hanno avuto tanti grandi campioni. Quindi siamo 2 pari e si deciderà tutto per i titoli delle due squadre. Togliamo l'Inter perché noi siamo milanisti. Liverpool 6 Champions League, Milan 7 Champions League. Milan 19 Serie A, Liverpool 15 Premier League. Quindi sono felice di annunciarvi che vince il Milan con il suo stadio San Siro. Era chiaro che vinceva San Siro, però con il netto risultato di 3-2. Che poi nel torneo finale, dopo che avremo fatto tutti gli stadi, si andrà a scontrare contro il Camp Nou del Barcellona. Ci sarà un torneo finale dopo che avremo, penso nel 2025, penso ci sarà questo torneo, forse qualcosina di meno, dopo che avremo fatto anche lo Stamford Bridge, dopo che avremo fatto il Maracanã, la Bombonera. Ce ne mancano ancora tantissimi, amici, quindi rimanete collegati e per oggi direi che può andare abbastanza. Seguite il canale Caspagol e cliccate il link in descrizione, mettete tanti pollici in su, 0 pollici in giù, fate un mondo di visualizzazioni e noi ci vediamo domani col pronosticone per Milan Salernitana. Ciao!